Una serata all'insegna del glamour, della classe, del bon ton e soprattutto una serata all'insegna dell'icona della moda, colei che ha davvero cambiato la moda del mondo, Coco Chanel. Si è svolta una serata proprio dedicata a questo simbolo della moda degli anni 70 da Andrea Hair and Makeup Studio a Sulmero di Compiano ad organizzarla Denise Carnovale. L'inebriante e inconfondibile profumo di Chanel numero 5 ci accoglie appena varcata la soglia di Andrea Hair and Makeup Studio a Sugremaro di Compiano. D'altra parte, in una serata dedicata all'icona della moda Coco Chanel, non poteva che essere così. Denise Carnovale ha organizzato ieri l'evento Le Style C'est Moi, dove glamour, bon ton, fashion e classe sono stati il leitmotiv della serata. Come mai, Denise, la scelta di Coco Chanel? Abbiamo scelto questo tema perché appunto, come dicevi, rispecchia l'emblema della moda e quindi quello che rappresenta anche un po' il nostro lavoro. Quindi io mi occupo anche di, sono stylist, oltre che organizzatrice di eventi e wedding planner, quindi ci è sembrato giusto omaggiare questa grande icona della moda. Denise, quindi una serata dedicata al bon ton, tu ti sei aggirata ovviamente nel negozio di Andrea e Susanna, abbiamo visto che c'era molta gente, c'è stato un grande alternarsi, un grande via vai, che cosa ti hanno chiesto di più le persone? Sicuramente cosa andrà di più quest'estate, diciamo che corrente sta seguendo adesso la moda, che è principalmente anche degli anni 50, quindi un ritorno a tutto a quello che è la gonna palloncino, il pantalone a palazzo, tutto un po' un ritorno dei vecchi anni. E, oltre a tante curiosità sugli abbinamenti di colori in base ai propri fisici e anche le proprie esigenze, erano tutti molto incuriositi. Senti, Susanna non ha bisogno di presentazioni perché ormai è una make-up artist affermata, tu ti stai muovendo da poco tempo in questo mondo e questo è stato un evento che tu hai organizzato proprio per promuovere il tuo lavoro. Mi è venuto insieme a Susanna di promuovere il mio lavoro, che qui insomma c'è chi mi conosce, magari però non sa che ho intrapreso questa carriera e mi piacerebbe, ecco, diffonderla sempre di più e spero che questo evento sia servito anche a farmi conoscere. Da Andrea e Susanna tutto era perfetto, dall'accoglienza passando all'allestimento sino al buffet, ed ogni momento è stato immortalato da Fausto Bianchinotti, fotografo ufficiale dell'evento dedicato a coloro che amano il fashion. E per Denise Carnovale questo non è che l'inizio. Sì, c'è qualche progetto, però staremo a vedere se ci sarà la possibilità. Sabato scorso al Teatro Comunale di Fontanellato, nell'ambito di Off4 Street Festival, si è tenuto un aperitivo teatro dove è stata proposta l'anteprima dello Squinterno Festival di Berceto, iniziativa che si è svolta in collaborazione con Super Famiglia. Domani invece alle ore 16:30 nella fortezza di Bardi, nel Salone dei Principi, si terrà la presentazione del libro scritto da Riccardo De Rosa, Un principe e uno Stato, vita di Federico Landi. Fino alla fine di questo mese, come sapete, è ancora possibile visitare la mostra collettiva di arti visive e letteraria I 100 anni di guerra, coordinata da Gianluigi Del Forno, professore dell'Istituto Zappa-Fermi, che vede la partecipazione non solo degli studenti, ma anche di tanti artisti locali. La mostra sarà aperta domani e domenica. Gli orari: sabato al pomeriggio dalle 17:30 alle 19:30, la domenica oltre alle 17:30 alle 19:30, orario pomeridiano, anche negli orari mattutini dalle 10 alle 12:30. Dall'8 di giugno al 13 luglio torna a Borgotaro per il terzo anno consecutivo il Valtaro Sport Camp. Quest'anno, oltre alle solite discipline sportive, gli organizzatori ne hanno introdotte di nuove. Sentiamo. Quando lo sport è solo un gioco da ragazzi, è lo slogan dell'edizione 2015 del Valtaro Sport Camp, in programma a Borgotaro dall'8 giugno al 13 luglio. Per i giovani che si iscriveranno, la possibilità di praticare un ricco ventaglio di discipline sportive, oltre a confrontarsi quotidianamente tra loro, vivendo lo spirito del gruppo e del fare squadra.
siamo riusciti a fare un prezzo come organizzazione del Valtaro Sport Camp più basso, dato dal fatto della possibilità degli sponsor che hanno contribuito con noi a realizzare questo evento. Pertanto invitiamo tutti i ragazzi e i genitori a contattarci per poter avere maggiori informazioni su quelle che saranno le attività, tutte attività sportive svolte per gioco e per divertimento dei ragazzi, che può essere un'opportunità soprattutto anche per le famiglie che lavorano in valle, che subito dopo aver finito la scuola si trovano se no a avere i ragazzi che non avrebbero altre attività di poter proseguire. Giunta alla terza edizione, Valtaro Sport Camp conferma gli sport presenti gli scorsi anni e ne introduce di nuovi. I ragazzi avranno la possibilità di fare gli sport tradizionali come calcio e pallavolo, poi il rugby che c'era già l'anno scorso, arrampicata, avranno la possibilità di provare equitazione. Ci saranno anche sprazzi di altri sport un po' minori, come ad esempio qualche sprazzo di danza oppure di atletica. E il tutto sarà con l'aggiunta anche di giornate in piscina e di qualche escursione. Tutto questo grazie anche alla cooperazione con le altre società della Valtaro, che siamo contentissimi di avere all'interno del nostro progetto. Come rappresentante dell'Arbi Alta Valtaro volevo ringraziare Valtaro Sport Camp per averci dato possibilità di partecipare quest'anno. Vogliamo portare questo nuovo sport nella valle, che è il rugby, e farlo conoscere prima di tutto i bambini, per poi appassionare anche gli adulti. E vi ricordo che domani si tiene anche la maratonina, 20ª maratonina dell'Alta Valtaro, da Borgo Taro a Bedogna. Si comincia alle ore 17. All'interno c'è il 14° Memorial Enzo Bocchi, è una gara podistica competitiva di 17 km che è inserita nel calendario del circuito provinciale di corsa su strada Fidal. Al termine della gara potrete gustare tutti insieme la torta di compleanno della maratonina, che appunto ha compiuto e sta per compiere domani 20 anni. Il meteo di domani, sabato 30 maggio, sereno o poco nuvoloso, temperature minime stabili, valori tra 11 e 14 gradi, massime stabili o in lieve locale aumento, comprese tra 23 e 26 gradi, i venti saranno deboli. I programmi di questa sera iniziano alle 20.35 con Salute e Società, alle 21 Video Station, alle 22 il TG, alle 22.30 Ballo che sballo in TV. Grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona serata, domani.